Buongiorno, benvenuti. Siamo qui anche oggi. Siamo al giorno 14 e la parola di oggi è avvicinati. Sì, perché vogliamo riflettere un po' su come queste lettere sono connesse le une alle altre. Quindi, quando sono vicine, come si comportano? Come sono legati i tratti della mia scrittura? Quindi, facciamo delle osservazioni su questo aspetto che conferirà sicuramente più leggibilità e più velocità alla nostra scrittura. Quindi ci aspetta una lezione particolarmente interessante e vediamo un po' la ricetta che cosa ci porterà. Giorno 14, avvicina. Quindi rivediamo un po' come sono le distanze tra le nostre lettere e magari anche tra le nostre parole. Vediamo un po' io che cosa ho deciso di fare. Intanto controlliamo la nostra posizione, cerchiamo di non essere troppo vicini al piano di lavoro né troppo distanti. Poi scegliamo la penna che più ci piace, facciamo un bel respiro e iniziamo. Questa volta parto, come spesso ho fatto, dall'illustrazione. Decido che anziché fare un'illustrazione unica, voglio rappresentare singolarmente gli ingredienti. Devo fare una premessa, non ho internet, quindi anziché cercare delle immagini per rappresentare gli ingredienti che voglio inserire, vado a memoria, quindi non ho davanti i modelli, ma semplicemente cerco di stilizzare quelli che sono gli ingredienti della mia ricetta. Siccome oltretutto sono cose che conosco, quindi non ho bisogno di fare troppa fatica con la mente, ma insomma, una cosa è avere davanti un soggetto o una fotografia, una cosa invece è farlo a memoria. Quindi sarò più possibile su dei tratti più basici possibili, che però diano un effetto carino, siano così piacevoli alla vista e diano un po' di colore a questa ricetta. Sto utilizzando uno strumento che per ora non avevo ancora usato. Viene utilizzato solitamente per i manga, perché è un brush pen e poi trovate tutte le indicazioni della Pentel, ma trovate le indicazioni del nome esatto nella descrizione, così almeno oltre alla ricetta avete anche questo. Quindi decido di fare dei box e ognuno di loro conterrà uno o più ingredienti della mia ricetta. E poi il vantaggio è che utilizzando questo tipo di strumento posso colorare i miei disegni utilizzando gli acquerelli, quindi resiste benissimo all'acqua e non sbava. A differenza delle altre ricette, questa volta alterno proprio scrittura e disegno, perché la ricetta l'ho già scritta a matita, però la devo ripassare quindi con la mia penna. Uso un pennarellino normalissimo che ho preso al supermercato, nero. Scrive piuttosto bene, ma ha un grosso difetto, perché l'attaccatura della punta spesso fa una goccia, quindi bisogna stare attenti a non macchiare il foglio. Siccome il tema di oggi è l'avvicinamento, decido di fare una cosa diversa, cioè di scrivere le mie lettere più vicine di quelle che faccio solitamente. Quindi cerco di tenere una scrittura molto stretta. Infatti, poi vedrete che le lettere sono veramente molto molto fitte.
va tutto bene fino a qui, quando faccio un errore e al posto di scrivere spellate ho scritto spennellate. Attimo di panico. Fa niente, ho trovato una soluzione, quindi mi fermo e riprendo a scrivere. Stavolta scrivo la parola giusta, quindi spellate i peperoni. E più avanti vedrete come ho sfruttato questo errore per farlo diventare una decorazione. Quindi secondo me il fatto di fare un lavoro di questo tipo, dato che comunque non posso rifare la pagina, non devo fare, non posso fare delle prove, ma quello che vedete è la prima e unica versione di quello che io faccio. Quindi se sbagliate, avete sbagliato. L'unica possibilità è commutare quell'errore a vostro vantaggio e dopo vediamo che cosa ho fatto. Devo dire che sono fortunata perché è la prima parola del secondo blocco di testo, cioè l'inizio della descrizione in pratica del procedimento. Quindi decido di disegnare una specie di rettangolo, colorarlo tutto di nero e utilizzarlo come sfondo per scrivere il mio titolo. Intanto che aspetto che si asciughi tutto il nero nell'altra pagina per poter anche cancellare la matita, vado a mettere il colore su queste piccole illustrazioni. Veramente non vi spaventate perché proprio sono delle macchie di colore molto molto semplici. Scelgo un colore base che più che altro è il rosso perché ovviamente è il colore dominante tra tutti gli ingredienti che ho e ne aggiungo pochi altri perché non voglio caricare troppo, voglio solamente dare così degli sprazzi di colori all'interno della mia illustrazione.
e adesso mi diverto un altro po' usando questo strumento che forse non vi ho ancora fatto vedere, ma che si chiama, hanno chiamato Cola Pen. Non è nient'altro che un tiraline che è stato costruito piegando e tagliando un pezzo di una lattina e poi agganciando questa forma ad un bastoncino che può essere una delle bacchettine, quelle del ristorante cinese. Lo utilizzo insieme a dell'inchiostro che è quello della Pelican, il Quink. La cosa bellissima di questo tipo di strumento ovviamente è quello che lascia questi schizzi di inchiostro e quindi riempio questo spazio che mi sono lasciata per scrivere questo titolo, che tra l'altro è un titolo del nome di questa ricetta, è una ricetta siriana, mi pare, così ho letto, e quindi anche un po' strano, però insomma secondo me il risultato è carino. Qui quello che dicevo prima, quindi quello che era un mio errore è diventata una decorazione, è diventato lo sfondo della mia scritta procedimento, e quindi ne ho fatto anche uno in altro dove ho messo ingredienti, ing, scritto in bianco con il solito pennarellino a vernice, quello sottile. E adesso vi faccio vedere le due pagine come sono venute, con anche queste decorazioni, un po' di qua e un po' di là, per dare uniformità. Mi raccomando, metti un mi piace al video e iscriviti al canale per non perdere nessuno. Ti aspetto nel prossimo. Ciao, grazie di essere stato qui con me.